Rispettare le distanze di sicurezza nel luogo degli eventi conclusivi del Carnevale di Sciacca, ossia la piazza Angelo Scandagliato. Dopo i momenti di panico vissuti lo scorso anno in occasione del rogo del Peppe Nappa, stavolta si cerca di prevenire e le autorità cittadine lanciano un appello per la sicurezza. Lo rivolgono proprio a quanti decideranno di assistere alla cerimonia di chiusura del Carnevale di Sciacca. L'edizione 2016 è stata quella che ha registrato la maggiore partecipazione al rogo del Peppe Nappa. Piazza Scandagliato stracolma, così come il corso Vittoria Emanuela e la via Roma, e complice anche il vento, al momento del rogo si è temuto seriamente qualche incidente. Così già questa mattina l'amministrazione invita cittadini e turisti ad agevolare domani sera il lavoro delle forze dell'ordine e dei volontari, mantenendo le distanze di sicurezza. Non solo, domani dalle ore 19 fino al termine della manifestazione sarà introdotto il divieto per commercianti o esercenti ambulanti di stazionare con i loro banchetti in piazza Angelo Scandagliato e nelle vie di fuga previste nel piano di sicurezza della Protezione Civile. Lo prevede l'ordinanza firmata dal sindaco Fabrizio Di Paola su proposta della Polizia Municipale. Le infrazioni saranno punite con la sanzione amministrativa che va da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro e che prevede anche il sequestro della mercanzia e delle attrezzature utilizzati per la vendita. La piazza Scandagliato, si legge nell'ordinanza, in occasione della chiusura del Carnevale di Sciacca diventerà luogo di riunione e frequentazione di migliaia di visitatori per il previsto rogo della maschera tradizionale del Peppe Nappa. C'è la necessità di consentire che il rogo e lo spettacolo piromusicale avvengano in condizioni di sicurezza.